ci colleghiamo, se proviamo il collegamento con Palmira Mancuso, che è la segretaria dell'Associazione Radicale di Messina, Leonardo Sciascia. Palmira, ci senti? Sì, io vi sento, aspetta che sistemo meglio il collegamento. Perfetto, non ti preoccupare. Ricordiamo che questo è il primo collegamento che facciamo con la Sicilia, ma ci saranno Ne sicuramente seguiranno occasioni, altri. ne seguiranno altre con le altre associazioni radicali della Sicilia. Questa è l'associazione radicale Leonardo Sciascia. Palmira, Voi mi vedete? no, non ti vediamo, dovresti avviare il video. Aspetta, allora, Ti forse sentiamo adesso, molto ecco. bene. Oh, perfetto. Adesso mi vedete. Ti vediamo e Perfetto. ti mettiamo anche in video. Perfetto, ti sentiamo e ti vediamo perfettamente. Allora, un attimo che Perfetto, allora. cambio il sottopancia. Sei la segretaria dell'associazione, naturalmente, no, Sì, Palmira? sono la segretaria, il presidente è Saro Visicaro, ci tengo molto a citarlo perché lui sul territorio è molto attivo e quindi avremo modo anche di parlare di lui perché proprio le ultime, diciamo, attività sul territorio le ha seguite in prima persona lui. Io in questo momento sono anche un po' impegnata in altro, quindi è giusto dare a chi in questo momento sta lavorando di più i giusti meriti, insomma. Assolutamente, in uno dei prossimi collegamenti, perché questa Web TV serve proprio per far conoscere quei compagni che magari stanno un po' in periferia, come ad esempio noi che trasmettiamo da Lecce, è proprio per far conoscere l'impegno che mettono nell'iniziativa politica radicale. Quindi io ho contattato te in quanto sei la segretaria, però in uno dei Sì, prossimi no, hai collegamenti. fatto bene chiaramente perché siamo in collegamento ovviamente, però appunto ci tenevo a salutare anche lui che oggi non è potuto essere qui perché vi avrei voluto fare una sorpresa ed essere in due, sarà per la prossima volta. Va bene, Palmira, cosa c'è nell'agenda dell'iniziativa politica dell'Associazione Radicale Leonardo Sciascia di Messina in questo periodo? Innanzitutto noi quando abbiamo scelto il nome dell'associazione dedicandola a Leonardo Sciascia l'abbiamo fatta con un preciso impegno, cioè quello di avere come principio fondamentale la ricerca appunto della verità soprattutto nell'informazione e nei fatti, perché anche qui a Messina, in quella che insomma spesso definisco periferia della democrazia, la situazione è un po' complicata, le informazioni circolano poco e poi anche politicamente il momento non è estremamente buono. Pensate che proprio oggi il nostro sindaco Giuseppe Buzzanca sta decidendo, ma lui ha detto che non deciderà, se rinunciare alla carica di sindaco e quindi portare la città ad un nuovo commissariamento. Noi negli ultimi 10 anni ne abbiamo avuti 6. O rinunciare alla carica di deputato regionale, perché chiaramente sono due incarichi incompatibili che però lui da più di un anno porta avanti. Ora chiaramente anche a seguito della situazione che si è creata politicamente tra Esignani e il resto del PDL, anche qui a Messina un'opposizione interna allo stesso PDL chiede le dimissioni del sindaco Buzzanca. Quindi in questi giorni noi sicuramente stiamo seguendo queste vicende. Poi, come potete immaginare, Messina è una città particolarmente diciamo, al centro di alcune vicende come quelle legate alla costruzione del ponte sullo Stretto o lo stesso attraversamento della Sicilia da e per il continente, che è diciamo, una questione per noi determinante e fondamentale, soprattutto perché negli ultimi tempi ci sono stati numerosi problemi, sia per i pendolari che sono costretti a fare avanti e indietro, sia per i cittadini con un continuo passaggio di TIR, un ecopass che è stato introdotto ma senza nessun riscontro con i servizi, una metropolitana del mare che è partita un po' in sordina ma sta creando numerosi disservizi, piuttosto che avere una continuità territoriale, noi abbiamo un vero e proprio muro che è il nostro stretto e quindi questa è un'altra cosa che noi come radicali stiamo attenzionando.
E proprio a proposito di questo, e per parlare appunto anche di Saro Visigaro, che è il nostro presidente, ha lanciato insomma un appello che io adesso annuncio anche qui a chi ci sta guardando, perché mercoledì prossimo 3 agosto alle 12 ci sarà un volantinaggio proprio su questo passaggio dei tir in città, perché ci stiamo mettendo in moto, perché questa è una battaglia di anni. I tir attraversano la città, ci sono morti, ci sono numerosi incidenti, per non parlare dell'inquinamento. Questi, insomma, in sintesi sono i principali problemi che noi anche come radicali stiamo attenzionando sul territorio. Poi chiaramente seguiamo le vicende anche nazionali e cerchiamo di fare anche noi del nostro meglio. Palmira, un paio di notazioni dalla chat. Innanzitutto un saluto da Oana che ti saluta. Grazie. E poi c'è diciamo, non sappiamo se è una battuta o uno scherzo di Cap Zero che ci dice c'è un'inquietante somiglianza con la Gelmini. Insomma. Allora, sinceramente non è il primo che me lo dice, ma questa cosa non mi piace affatto. Allora, cercherò di sistemare la telecamera, anzi guarda, visto che siamo praticamente, ce lo possiamo permettere. Perfetto. Cambio subito il look. Sei una bellissima ragazza, Palmira. Mi associo. No, cambio subito il look, perché proprio la Gelmini e soprattutto al suo livello, diciamo... politico, intellettuale, non la possiamo soffrire. Senti Palmira, io ti pongo una domanda. Tu hai parlato nel tuo intervento di quella dialettica, no, che si è innescata anche a Messina tra Finiani, Berlusconiani. Poi naturalmente la Sicilia è sempre stato un laboratorio particolare, nel senso che il PDL in ambito siciliano, come tu sai meglio di me, è da tempo spaccato in almeno due, no, tendenze, quelle di Miccichè e quelle che fanno capo al ministro Alfano. Quindi su sì. Questa esistente dialettica si è innescata questa successiva, con quali effetti deflagranti tu insomma puoi verificare? Ma, da Messina qui sinceramente la parola deflagrante nella politica non ha praticamente senso. Devi sapere che praticamente questa è la terra degli accordi, delle trasversalità, dei governi che non cadono, che creano maggioranze sempre diverse, una volta con l'opposizione, una volta con appunto magari elementi di minoranza che poi riescono a mantenere dei numeri, per cui non mi sento di dire che non ci sia stabilità. Qui la stabilità c'è, perché si basa sul compromesso e sugli accordi in virtù di obiettivi che non sono necessariamente politici, ma sono spesso di comodo. Accordi sotto banco, diciamo. Diciamo di sì, perché a questo punto, viste le vicende che hanno coinvolto in primis anche il governo lombardo, che successivamente anche quello che sta accadendo in città, ti ripeto, il nostro sindaco Buzzanca, già all'interno dello stesso nostro consesso comunale abbiamo un sindaco del PDL e un vice sindaco dell'UDC, cioè anche all'interno della stessa, di una stessa maggioranza che qui è formata in maniera diversa che al governo. La Sicilia è sempre stato un territorio di sperimentazione politica, un laboratorio, per usare un termine alto, io lo chiamerei in altro modo, però tant'è. Adesso verificheremo, certamente non, quello che accade a Roma quasi sempre qui non dà delle deflagranze, insomma. Non si traduce in deflagranze politiche, né in dimissioni, né in accenti. E ovviamente era un termine magari un po' infelice, mutuato da tanta pubblicistica giornalistica che, come tu ben sai, cerca di, no, alle volte un po' di gonfiare. No, ma credo che, cioè, quello che volevo dire io è proprio una questione culturale, di cultura della deflagrazione che non esiste. Cioè, a me piacerebbe che ci fosse la deflagrazione. Questo elemento deflagrante spesso viene da magari appunto dei movimenti, come per esempio il movimento No Ponte, che sta cercando in qualche modo di coinvolgere la cittadinanza su determinate battaglie, oppure delle azioni di singoli o di altro. Ma se partiamo dal dato politico di deflagrazione, purtroppo, ma dalla politica non possiamo attenderci nulla, diciamo, questa è la amara sintesi, tranne ovviamente dalla politica radicale. Come primo collegamento dalla Sicilia purtroppo non posso fare di meglio. Certamente la situazione di Palermo è diversa,
neanche la situazione catanese, poi avrete modo di parlare anche con gli altri delle associazioni. Palmira, una domanda che facciamo a tutti quando fanno il loro primo collegamento. Qual è stata, quando è stato e in quale occasione, diciamo, qual è stata la prima battaglia dei radicali che ti ha colpito e che hai fatto tua e ti ha portato a diventare radicale e addirittura a diventare militante radicale e stare in prima linea nelle battaglie del partito? Guarda, questa domanda è un po' complicata, nel senso che io più che sposare una lotta radicale ho sposato proprio l'intero modus operandi e comunque la politica, cioè io mi sono scoperta radicale quando probabilmente già lo ero ed è tra l'altro una delle cose che io dico a molti di quelli che non conosco nel partito, perché chiaramente vivendo in dei territori, vogliamo dire un po' lontani come la Sicilia, dove il Partito Radicale non è mai stato molto presente dopo gli anni 80, insomma, la fine degli anni 70, le battaglie più importanti sull'aborto e il divorzio, eccetera. E successivamente c'è stata una specie di silenzio. Ovviamente noi sappiamo a cosa è dovuto questo silenzio, però intere generazioni non hanno avuto modo di approcciare la politica radicale. Io sono stata fortunata perché per le mie vicende personali, insomma, sono uscita da questo territorio e ho conosciuto la politica radicale dal vivo, ho visto come lavoravano i nostri rappresentanti, ho visto le battaglie e poi sicuramente ho vissuto in prima persona il giorno della moratoria sulla pena di morte. Quella è una cosa che mi ha commosso tantissimo. E ho cominciato appunto a studiare il passato della politica radicale, rendendomi conto che effettivamente chi di noi non è radicale? Si nasce radicali, poi man mano la società e diciamo, gli studi, un'egemonia culturale, se vogliamo dire comunista, perché questo è storicamente stato così, hanno escluso questo elemento radicale liberale dalla cultura di massa, con una volontà ben precisa. E questo sicuramente è una molla che mi ha fatto scattare comunque la responsabilità di dire che non è così, di dire che c'è un movimento politico che da 60 anni combatte per la verità, per le libertà individuali, per i diritti. E più di questo, non esiste una battaglia, perché tutte le battaglie sono giuste nel momento in cui sono fatte con spirito radicale, che vuol dire dalla radice, non come appunto l'aggettivo che ormai viene utilizzato metodicamente per dire estremista, ma proprio per ritrovare quel senso dell'origine delle cose, del perché delle cose. E questo è un approccio mentale, non soltanto politico. Che era l'approccio, Palmira, se mi consenti, no? Ovviamente di quel gran maestro di vita e appunto di cultura che è stato Leonardo Sciascia, no? Cosa ci puoi dire Sì, di più perfettamente. sull'ispirazione? Complimenti dall'alto per la scelta di intitolare Certo, l'associazione proprio a Leonardo Sciascia. certo. Cosa ci puoi dire qualche parola in Scusa, più sul ci posso, cosa vi posso dire? di qualche Scusa. parola in più, diciamo, sulla scelta di questo nome per l'associazione, dall'altro tu hai già Intanto anticipato. l'associazione è nata nel 20° anniversario della morte di Leonardo Sciascia. Tra l'altro Leonardo Sciascia, ricordiamo che nell'ultimo congresso di Chianciano era in un'immagine, una gigantografia proprio con Pannella, Sì, con di il lotta. simbolo della lotta. Con la scritta E, rivolta. Con la scritta prego? rivolta, con la scritta rivolta non Sì. violenta, che indiana. Infatti. E sinceramente per noi siciliani riappropriarci di un personaggio così scomodo come è stato Sciascia, perché poi ne parliamo tanto come scrittore impegnato nella lotta alla mafia, il giorno della civetta, insomma, ha dato il via a tutta una serie di
di questioni relative alla mafia in un momento storico in cui in Sicilia di mafia non se ne parlava, anche se poi sappiamo che lui ha pagato alcune scelte politiche, anche quella di essere radicale. Probabilmente se Sciascia non avesse concluso il suo impegno sociale nella politica radicale, avrebbe anche avuto un'altra risonanza critica nei salotti letterari e nelle scuole. Ci sono stati, diciamo, Palmira, degli attacchi malmostosi da parte, no, di una certa parte politica, che poi ovviamente lui anche connotava come i cosiddetti professionisti dell'antimafia, no? Un articolo che fece scalpore sul Corriere. Sì, quell'articolo infatti segnò decisamente anche la vita di Leonardo Sciascia, lo amareggiò tantissimo. C'è da dire che comunque quell'articolo, innanzitutto il titolo non era stato scritto da lui, ma in ogni caso alla fine, leggendo bene l'articolo, si evince che quello che diceva, come quasi sempre accade, è stato precursore, perché noi adesso sappiamo che molta mafia fa finta di fare l'antimafia, si infiltra nell'antimafia. E questa è una denuncia che ha fatto anche lo stesso Luigi Ciotti, quando, mi ricordo, nel novembre del 2006, quando ci sono stati gli stati generali dell'antimafia, lui fece una denuncia ben precisa e disse ai suoi stessi compagni impegnati giornalmente nelle politiche antimafia: state attenti, perché spesso anche l'antimafia viene utilizzata per coprire determinate cose. E purtroppo anche le cronache poi ci hanno dato ragione, con premi antimafia che invece erano organizzati decisamente da persone impegnate in altro modo. Perché? Perché in questo momento l'antimafia paga, purtroppo, e quindi spesso bisogna stare molto molto attenti. Questo lo disse Sciascia in tempi non sospetti, quando quella polemica fu strumentalizzata, anche se poi lui, per esempio, con Borsellino si chiarì nel corso di un incontro che ebbero, e che poi naturalmente la stampa non ne diede grande risonanza, però diciamo da un punto di vista personale quella vicenda fu chiarita. La cosa importante che diceva Sciascia era: non cediamo intanto al ricatto di usare metodi violenti per combattere metodi violenti, non usiamo l'antimafia per fare carriera. Sono cose che sinceramente adesso possiamo leggere anche con altri occhi. Quindi la sconfitta auspicata della cultura dell'emergenzialismo, che è stata una delle nostre, purtroppo, una piaga storica degli ultimi decenni democratici. No, io penso, faccio il parallelo con l'esperienza terroristica, che più o meno si avvaleva, no, dello stesso armamentario, no? Quindi. Ma certo, nel momento in cui i confini sono poco delimitati, nel momento in cui esistono zone grigie, è chiaro che si può facilmente intervenire lo vediamo anche nel mondo dell'informazione. Sappiamo perfettamente che esiste un'informazione, una disinformazione organizzata e una controinformazione. Ora, ritrovare questi elementi a degli occhi non attenti è molto difficile. E del resto anche questo esperimento, no, della nascita di una web TV, questa è una volontà che sicuramente che si incanala in tutta quella cultura radicale che dice: stiamo fuori dagli schemi, diamoci degli strumenti nuovi, cerchiamo di uscire fuori da quei meccanismi ormai distorti da anni e che velano, come un velario, diceva Sciascia, la verità. Assolutamente, hai colto perfettamente, hai perfettamente messo a fuoco quella che è la mission di TV Radicale. Tra l'altro, come forse avrai letto nella nostra mailing list, nella quale sei entrata anche te, spero che hai cominciato a leggere qualche messaggio, qualche discussione, avrei visto che diventeremo un'associazione radicale telematica e vogliamo fare dei diritti all'informazione libera anche su internet, e diciamo, sarà uno dei nostri obiettivi, che sarà scritto nel preambolo dello statuto, così come la volontà di formare una task force di militanti radicali in grado di produrre informazione sul territorio. Quindi veramente obiettivi ambiziosi, e Palmira ci ha già confermato la sua adesione a questo progetto e sono sicuro che il tuo contributo sarà veramente per tutti noi prezioso. Non ti voglio, a questo punto hai già dato una risposta alla domanda che avevo preparato, cioè cosa ne pensi di questa Web TV, se hai già
visto qualcosa sul sito, se pensi, però ti faccio quest'altra domanda. Quale pensi che sia la potenzialità di questo strumento? È chiaro che è uno strumento, diciamo, ormai siamo agli inizi, è pura sperimentazione quella che stiamo facendo, solo da settembre partiremo con un palinsesto giornaliero, però già si intravedono parecchie potenzialità, no? Quali sono, che peso dai, che valore dai a queste potenzialità tu? No, io sono sinceramente molto contenta, non vi nascondo che questo è stato anche per me un pallino. Io come segretaria dell'associazione ho anche un sito internet che si chiama liberamessina.it, con cui appunto cerchiamo anche noi di dare delle informazioni. E sicuramente l'utilizzo del web incide sui costi, perché ci sono meno costi, rende più semplice la comunicazione, perché appunto magari non siamo esattamente televisivi, magari possiamo prendere dei piccoli strafalcioni, non c'è niente di programmato, però è tutto vero. E quindi questa è una cosa importante, che sicuramente verrà anche apprezzata e valorizzata, perché ormai il web si muove su questo livello, su questo piano, e soprattutto introdurre il video in questo momento è importantissimo, tant'è che non noi che siamo poverelli, però i grandi editori, le grandi case editoriali stanno investendo tantissimo appunto sulle TV online, sui video, su tutto il resto, perché ormai la gente comunque in qualche misura si è saturata dell'informazione televisiva, soprattutto una nuova generazione comincia a passare molte più ore sul web che sulla TV, quindi è normale, auspicabile, è chiaro che anche noi come radicali possiamo dare un contributo importante, un contributo diverso. E anzi, quando ho visto diciamo lo spot che ha lanciato l'iniziativa con il pianeta delle scimmie, sono stata veramente veramente colpita favorevolmente, e insomma adesso sono qui, spero di dare il mio contributo. Sicuramente vi annuncio che ci saranno anche altre persone con me, vedremo. Allora a Messina possiamo contare su Messina per la formazione di un punto regia conduzione? Sicuramente, vabbè, mi dovete fare sì in diretta, sì, ok, sì. Intanto arrivano i complimenti dalla chat, da Domenico Letizia, che è un compagno di Caserta, che scrive: bellissimo il sito liberamessina.it, la dicitura sottostante ti fa i complimenti. Grazie. Insomma, in chat adesso non c'è molta gente perché questo è l'orario pomeridiano di domenica del 1 agosto, quindi insomma la gente o è al mare o dorme, però abbiamo, pensa, 21 persone che ci stanno seguendo, di cui 13 sincrone, 14 anzi sincrone, e le altre 7 non sincrone, però stanno seguendo tra Facebook e il nostro sito. Totalmente sono 21 persone che ci stanno seguendo, quindi è una cosa importante, perché molto spesso anche gli eventi che organizziamo radicali si contano sulle punte di una mano o di due mani le persone che intervengono, e siamo solamente agli inizi. Una piccola pietra può generare una grande... Scusa Palmira? Quante persone possono contemporaneamente vederci? Guarda, non ci sono limiti, il record di live stream è stato 5 milioni. Ormai non lo sfioreremo neanche con un dito. Non facciamo previsioni. Non facciamo previsioni, non si sa mai. Non si può dire. È un auspicio, diciamo. Salvatore, volevi fare una domanda, mi dicevi? Sì. Ultima domanda per Palmira. Quindi, diciamo, abbiamo sviscerato la mission dell'associazione, le iniziative. Dunque, ti volevo chiedere appunto. È una fase un po' particolare, perché c'è sempre appunto quella tendenza, no, a restringere il campo delle libertà, e ovviamente anche l'ambito digitale non fa eccezione. Quindi cosa ne pensi tu di questo, appunto, di questo vento di repressione, di coercizione che c'è un po' in giro, insomma, fa da pandano tutte quelle tendenze proibizioniste che vengono alimentate nella società italiana? Insomma, sono testimonianze comunque, no, di uno stato di degrado che avanza, no? Guarda, sullo stato di degrado che avanza purtroppo non possiamo fare che prenderne atto, però io sinceramente, nonostante il mio pessimismo
naturale siciliano, sono nata in questa terra e me lo porto proprio dietro, sono convinta e sicura che siccome siamo arrivati veramente in basso, siamo arrivati, per usare un termine che è stato utilizzato in questi giorni qui a Messina nella nascita di un museo detto del fango, siamo arrivati nel fango e da lì dobbiamo ripartire. Nel momento in cui abbiamo bene la consapevolezza di ciò che siamo, possiamo fare un cambiamento. Il cambiamento ci sarà perché, scusatemi il telefono, devo aspettare, scusatemi. Scusatemi, questo è il bello della diretta, si direbbe. Hanno disturbato anche me, quindi. Che succede? Una telefonata in diretta, come a Pannella, Palmira. Come a Pannella. Niente, si è bloccato il collegamento. Sì, abbiamo perso proprio la connessione. Ecco, eravamo in collegamento con Palmira Mancuso, vedremo se saremo in grado di ricollegarci Per i saluti finali. Intanto prepariamo il prossimo collegamento, che è con Nathalie Pisano, anche se io ci terrei a salutare Palmira, visto che, insomma, è stato un bel collegamento, vero? Palmira è una compagna assolutamente determinata e anche molto preparata, tra l'altro fa la giornalista, quindi lei la sua offerta di collaborazione per la Web TV è preziosissima, anche perché voglio dire subito, no? Sei sempre sulla notizia, sul pezzo, come si suol dire, assolutamente, no? Quindi molto attenta, disamine attente, mai banali. Proviamo a richiamarla, vediamo se riusciamo a collegarci, a fargli anche l'ultima domanda che arriva dalla chat. Vediamo se riusciamo a collegarci. C'è anche Luigi Corbaglia. Ah, Luigi Corbaglia. Ah, era lui il misterioso disturbatore. Ok, chiedo venia, però essere chiamati in trasmissione è un po' una situazione da panico, diciamo. Quindi non riusciamo a ricollegarci con. Niente, non riusciamo, proviamo un'ultima volta, eventualmente poi passiamo al collegamento con Nathalie Pisano da Torino. Vediamo un attimo, perché ci terrei a salutare Palmira. Vediamo un po' se riusciamo a stabilire questo collegamento. Intanto diamo un'occhiata al palinsesto. Ecco, c'è Palmira forse. Palmira, ci senti? Sì, adesso ci sono. Perfetto. Ci mandi anche il video. Ecco, perfetto, c'è anche il video. Perfetto. Palmira, siamo arrivati in conclusione, perché adesso c'è un collegamento con Torino, abbiamo gli ultimi due minuti. Guarda, te ne accorgerai, siamo ferrei nel rispettare i tempi del palinsesto. Questo è importantissimo. Ecco, c'è una domanda che però ti voglio fare, la fa Cap Zero o Cap Zero dalla chat. I problemi di cui parlavi riguardo i collegamenti, il muro, potrebbero avere una qualche relazione col famoso ponte? Allora, pensavo fosse una battuta riguardante i nostri collegamenti. Allora, del ponte dovete sapere che ancora non è nulla, non è stato delle rivelazioni per qui dal lato messinese, però ancora in Calabria non esistono cantieri, insomma, la questione del ponte è ancora tutta molto da verificare. Magari se voi siete d'accordo organizziamo una trasmissione proprio su questo, perché ci sono tante cose da dire ed è inutile snocciolare un discorso in due minuti, però diciamo, per quanto riguarda i collegamenti internet, ancora il ponte non dà nessun fastidio. Sì, si è sentito un po' male. Facciamo una cosa, Palmira, approfondiamo la cosa in uno dei prossimi collegamenti. Noi ti ringraziamo perché sei stata veramente, veramente gentile, molto brava in questo collegamento, ma del resto è il tuo mestiere che ti occupi di giornalismo, quindi sicuramente da Messina arriveranno contributi preziosissimi per questa Web TV. Ti ringraziamo, ti salutiamo e ad un prossimo collegamento. Ecco, però un'ultima domanda te la volevo fare. Ma per Ferragosto nelle carceri avete visto qualcosa? Infatti, certo, andrò sicuramente io, così come ho fatto l'anno scorso, ho già dato la mia disponibilità, adesso stiamo verificando con quale deputato entrare nel carcere di Cardi. Io l'anno scorso assieme all'onorevole Scilipoti dell'Italia dei Valori abbiamo fatto il giro a Cardi, a Mistretta e a Barcellona. Anche l'anno scorso la situazione è molto grave, cosa che è stata verificata da Lidia Bernardini non più di due settimane fa, quando è stata in Sicilia a visitare le carceri a Catania, a Palermo e a Messina. È importante dare un segnale di presenza,
vero Palmira, una che cosa sì, è lì è importantissima ti voglio completamente chiedere. Palmira, scusami, una cosa importantissima ti voglio chiedere. Noi abbiamo previsto per il 15, che è domenica, quindi giornata creato. Non in dite. cui andiamo in diretta con la nostra TV, anche ancora nella fase sperimentale, stiamo prevedendo collegamenti con quei compagni che fanno le visite nelle carceri o in altre realtà carcerarie, proprio per farci dare un rapporto sulla situazione che hanno trovato. Ti rendi disponibile per un collegamento il 15 al volo? Un collegamento al volo? Sì, spero di sì. Al volo in che senso? Cioè, nel senso una Tramite mezz'oretta, telefonino? sempre come ora? No, Tramite no, tramite sempre sì, webcam. compatibilmente vediamo un po' come saremo organizzati, potersi io al 14, insomma, comunque Sì, purtroppo il. Ok, ci sentiamo prima. Palmira, ci sentiamo prima. Intanto ti ho Mi preavvertita di questa sentite? cosa. Salutiamo Palmira Mancuso e tutti i compagni dell'Associazione Radicale di Messina, Leonardo Sciascia, così come salutiamo anche tutti gli altri compagni delle altre associazioni siciliane che contatteremo in un'altra occasione. Ciao Palmira! Ciao Ciao. Palmira! Ok, Ciao. salutiamo Palmira e ci colleghiamo velocissimamente. Abbiamo rubato 2 minuti al collegamento con Nathalie Pisano, con appunto Nathalie Pisano, che è la segretaria dell'Associazione Radicale di Torino Adelaide Aglietta. Vediamo se ci sente. Pronto Nathalie? Pronto? Pronto? Oh, perfetto, ti sentiamo e ti vediamo perfettamente.